Rientriamo ancora in diretta per la finale della 28ª edizione Gran Premio di Valtellina. Il rimprovero che avete sentito probabilmente in diretta era rivolto a me da parte di Giuliano Di Nicola, che ci fa il piacere di essere qui. Benvenuto nella nostra postazione, Giuliano, grazie per essere qui. Grazie, ciao a tutti. Con tuo fratello, che francamente non ha demeritato, ha avuto l'occasione per impensierire di più Nanni anziché di metterlo in crisi. Cosa ne Sì. pensi? Insomma, è andata, voglio dire, tutto sommato, 20 anni, sta giocando a un livello veramente buono. Sì, ha giocato una gran partita, ha avuto la possibilità anche di impensierirlo, però alla fine magari l'esperienza di Alfonso ha prevalso. E quindi ci troviamo qui a seguire questa finale quando invece Savoretti ha avuto la meglio su Signorini. Signorini che ha concluso veramente con il botto, avrebbe meritato sorte migliore il suo tiro al pallino di volo nell'angolo quasi di destra, sulla sponda frontale, colpito, non è voluto uscire, ma è uscito invece lui fra gli applausi scroscianti durati per parecchio tempo. Rientriamo però adesso in diretta per seguire nel primo tiro 0-0, bocce viola per Nanni. Chiede intanto di venire a vedere il gioco. Da vicino, mentre ancora la boccia di Savoretti scorre, l'arbitro Pizzatti, fermo del Comitato Provinciale di Sondrio, glielo accorda. Fa bersaglio, fa una coppia con le due bocce, Giuliano, che coinvolgeranno tutto l'alto livello, sia per quanto concerne le gare sui regolamenti, ma anche per quanto concerne il campionato di società. Altro gran pallino, colpito avverso intanto da Nanni, che ne approfitta, ne mette due in terra, gioca per il terzo nel primo tiro. E dicevamo, regolamenti anche per addirittura circa il quarto, scusate ancora se reinterrompo il discorso iniziato poco fa, vediamo però la giocata, colpisce, ce ne manda soltanto una, forse l'altra, no, non ce la fa, 3-0, non è non male come inizio. Sicuramente. E dicevamo...